domanda di oggi è: il Bitcoin arriverà a 1 milione di euro? E la risposta è no. Fatto? No, va bene? Ok, a parte gli scherzi, voglio prima rispondere a dei suggerimenti. Ogni volta che finisco di pubblicare un video, mi arrivano svariati suggerimenti. Molti di questi però sono dovresti metterci più enfasi, dovresti essere più te stesso. E sono d'accordo con questo. Il problema è che io sto parlando con un telefono. Voi vedete me parlare, magari ho la musica in sottofondo, ho iniziato a mettere il testo nel video, ma io sto parlando con un telefono e in circa 5-6 secondi vi sentirete dei coglioni se provate a parlare da soli con il vostro telefono. Quindi mi devo prima abituare a questo, prima di poter iniziare a essere più me stesso, a sciogliermi. In più non so se le cose funzioneranno, quindi io non mi posso vedere, non posso vedere com'è la luce, non posso vedere fino a quanto prende il telefono, perché sì, lo posso vedere prima quando sto posizionando il telefono, però poi l'S8 decide di allargare o diminuire il campo. E quindi sono anche cose che devo aggiustare o comunque non posso controllare. Quindi, siccome io non posso vedere le cose, devo testarle, vedrò se è figo. Non si accendono. Dai, ok. Vedere i LED durante il video. Se non lo è, non li accenderò mai più. Per restare in tema, ho notato dopo aver montato il video che il microfono continua a alzare o abbassare il volume per conto suo e a volte mi fa sembrare quasi come se fossi in una bolla. E credo che questo sia dovuto dal fatto che sono abbastanza più lontano dal microfono rispetto al solito. Quindi si aggiusteranno il prossimo video, ma per questo non ci posso fare molto. Comunque, passando alla domanda di oggi. Ora le domande diventano due, ovvero, può il Bitcoin tecnicamente arrivare a 1 milione di euro? Cioè c'è qualcosa che lo blocca? E secondo me arriverà a 1 milione di euro. Ok, allora, per la prima, no, non c'è niente che lo blocca. Sì, il Bitcoin può arrivare a 1 milione di euro perché tutto può arrivare a valere 1 milione di euro. Il prezzo è un incontro tra domanda e offerta, quindi quanto la gente è disposta a pagare per avere un bene, un servizio, un qualsiasi cosa, e quanto la gente è disposta a ricevere per darlo. Quindi sì, non può arrivare a una qualsiasi cifra. Per quanto riguarda la seconda domanda, No, no, no! in realtà, ni. Secondo me il Bitcoin è troppo complesso. Non credo arriverà a 1 milione di euro. Credo che comunque arriverà a 100-200 mila euro perché è stato il primo sul mercato, perché è molto conosciuto, ma non credo che sarà la moneta definitiva. Guardiamo internet. Internet è molto complesso. La maggior parte delle persone utilizza siti come Google, Facebook, YouTube, Instagram. Comunque, siti centralizzati che prendono la libertà e la decentralizzazione su cui internet si basa e la sostituiscono con semplicità e comunque dei servizi. E secondo me succederà questo anche nel Bitcoin. Il Bitcoin è troppo complicato adesso, non tutti lo possono utilizzare e capisco il perché non lo possono utilizzare, non hanno tempo di stare dietro a tutte le novità, non hanno tempo di imparare come funziona perché è davvero molto complesso. Quindi se sbagli un qualcosa in una transazione, rischi di bruciare tutti i soldi che hai usato in quella transazione. E quindi secondo me arriverà, che ne so, Instagram o Facebook tra 5 anni, creerà una moneta chiamata Instacoin e ti toglierà tutto il controllo e tutta la libertà guadagnati con il Bitcoin. Per ogni 5-6 transazioni ti darà un caffè da Starbucks e andrà bene così. Perché il Bitcoin non si pone come un'unica moneta, il Bitcoin si pone come alternativa. Se tu sai utilizzarlo e se tu vuoi utilizzarlo, puoi utilizzarlo. Lui è là, lui è libero, ti dà controllo, ti dà libertà, ma ti dà responsabilità. Quindi se tu non sei pronto a prendere quelle responsabilità, sei liberissimo di non utilizzare il Bitcoin. Ritengo che abbia molti più lati positivi che negativi, quindi ecco il motivo dei miei video per insegnare ad utilizzarlo, perché imparare a utilizzarlo si può, secondo me si dovrebbe, però capisco benissimo le persone che non lo fanno. È comunque un qualcosa di incredibile quello che è successo. Un protocollo scritto da uno o più nerd ha messo in ginocchio le banche. Però non credo che il Bitcoin sia la moneta definitiva, esattamente come MySpace non era il social definitivo.